La primera cosa a fare è una prima colonna ingredienti, ossia che tipo di ingredienti stiamo collocando, che può essere leite integrale fresco, leite un po' desnatato, leite un po' integrale, può essere un yogurt, può essere una manzana, arancia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi grammi. Seconda colonna, grammi, ossia una vez decidito ingredienti, iremo decidendo che quantas grammas, no, desse ingredienti collocaremo dentro la nostra tabella. Una vez decidito ingredienti a grammas, teremo che desenvolve as caratteristiche nutrizionais e tecnicas che il nostro ingrediente terrà. Ossia, quantos azúcares, ok? Quanta gordura, si ci vede ovviamente, no? Quantas proteínas, quantos SD, che quiere dire solidos differenti. Agora, temos que entender che tutto che non sarà azúcar, gordura o proteína, a gente chamará di solido differenti. O che è un solido differenti? Può essere una fibra, per esempio, può essere un carboidrato complesso, che non è un azúcar. Lembrese che, no? Un azúcar è un carboidrato, ma non necessariamente un carboidrato sarà un azúcar. Entonces, collocaremo ese carboidrato dentro da colonna di solidos differenti. Può essere un sal. A veces veremos, no? Especialmente quando iremos parlando di sorvegli gastronomico, veremos che collocaremo un sal na colonna di solidos differenti. Perché? Perché non è né azúcar, né gordura, né proteínas. Ok? Depois teremos essa colonna chiamata di ST, è un'abbreviazione ovviamente, e quiere dire che solidos totais. Che sono un solidos totais? È la somma di tutto che verrà antes, ossia la somma di azúcares, gordura, proteína, solidos differenti, tutto sommato darà un solidos totais. E per ultimo teremo su che? Un POD, diciamo che in italiano quiere dire potere dolcificante, per questo si chiama POD, che sarà, diciamo, traducito in portoghese, un potere addossanci. E per ultimo terremo questa parte, no? PAC, che quiere dire o che? Un'abbreviazione per dire poter anticongelanci. Ossia, attrasando il congelamento d'acqua, vedremo che grazie a esse fenomeno potremmo avere un sorvegli mais o meno duro o no, una struttura certa, ossia potremmo controllare il congelamento d'acqua.